Francesco Chioffalo, ritirato il passaporto dopo l'intervento per cambiare colore degli occhi, non posso più uscire dall'Italia. In una storia su Instagram l'ex concorrente di Temptation Island mostra il passaporto, sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri. Purtroppo dopo essermi sottoposto all'intervento di cambio colore agli occhi non ho più i documenti validi e non posso ovviamente nemmeno più uscire dal paese. Accada a Francesco Chioffalo, ex concorrente di Temptation Island, che di recente si è sottoposto a una rischiosissima operazione per cambiare il colore degli occhi da castani ad azzurri. Lo racconta lui stesso in una storia su Instagram. Sui miei documenti risulta che io ho gli occhi castano scuro e non azzurri. Attualmente a livello burocratico e anagrafico non esiste in Italia una procedura che permette di modificare sui documenti il colore degli occhi, ha aggiunto mostrando poi il suo passaporto. Per cui attualmente l'unico escamotage per modificare il colore degli occhi sui documenti dovrebbe essere quello di rifare totalmente tutti i documenti. Oggi vado all'anagrafe e alla mia circoscrizione, mi ha voluto per forza accompagnare mia madre, per capire se mi fanno rifare i documenti dichiarando che ho gli occhi azzurri, ha fatto sapere Chiosano aggiungendo. Non sono sicuro che sia possibile perché la cosa potrebbe andare in conflitto con il mio atto di nascita. Staremo a vedere. Naturalmente mi auguro di risolvere la cosa al più presto. Non posso stare senza documenti, ha concluso. Francesco Chioffalo e i rischiosi interventi estetici. Francesco Chioffalo negli anni si è sottoposto a diverse operazioni estetiche, ma, a quanto pare, non intende fermarsi. Di recente, infatti, ha affermato di voler tornare sotto i ferri per un nuovo intervento particolarmente rischioso e perfino illegale in Europa, quello di farsi allungare le gambe. A rivelare è stato proprio lui che sembra essersi dimenticato dei problemi di salute avuti recentemente a causa dell'ultima operazione per il cambio di colore degli occhi, che gli ha fatto rischiare di perdere la vista, ed è pronto, nonché desideroso, di tornare a vivere una nuova e folle esperienza chirurgica. Il 35enne ha rivelato questo suo desiderio di cambiare la sua altezza a nuovo TV specificando di essere convinto di questa sua decisione ma di volere aspettare che la comunità europea renda legale questa operazione. Rivolgendosi ai giovani, però, ha detto, non imitatemi.